Come detto, il persiano è un gatto a pelo lungo, è il gatto proprio a pelo lungo per definizione. Sono dei gatti abbastanza difficili da mantenere in forma per le esposizioni, perché capite che un gatto che ha il mantello così lungo deve essere spazzolato, pettinato continuamente. Quando il pelo, oltre che essere così lungo, è anche chiaro come nei point o addirittura nei bianchi, il problema si acuisce. Perché? Perché devono essere tenuti proprio sempre continuamente, oltre che pettinati e lavati, anche puliti sotto gli occhi, sulla gorgiera, sulle zampine e nel sottocoda. Un gatto di questo genere deve essere lavato almeno una volta alla settimana. Non è una cosa difficile, questo smentisce che il gatto non ami l'acqua, non è per nulla vero. I gatti hanno paura dell'acqua se non vengono abituati da piccoli, ma altrimenti non c'è nessunissimo problema né per lavarli e né per asciugarli, perché questi gatti vengono poi asciugati né più né meno come quando noi signore andiamo dalla pettinatrice, fon e spazzola. È un gatto a tutto tondo, è un gatto dalla struttura massiccia, pesante, piena. Le zampe sono forti, il corpo deve essere iscritto in un quadrato, come pure la testa. La testa deve essere grossa, rotonda, le guance piene, le orecchie piccole, gli occhi grandissimi, ma soprattutto la caratteristica peculiare del gatto persiano è quella praticamente di non avere il naso. È un naso cortissimo, con una profonda insellatura alla radice, che si chiama stop o break, e che danno al gatto, proprio alla testa del gatto, proprio l'aspetto di un tutto tondo. Allora cambiamo velina, perché in questa fase la signora Palumbo è stata, vi ho detto, allievo giudice della prima categoria, quindi deve partecipare al giudizio finale. Allora, un voto al numero 14, due voti al numero 16, quindi il persiano nero è il miglior maschio adulto. Resta lì in un angolino, chiamiamo le femmine, che sono la numero 37, una persiana silver shaded, 70, una persiana red tabby point, 32, una persiana golden tabby. Nella prima categoria, vi ho detto, di razze ce ne sono fondamentalmente soltanto due, i persiani e gli esotici. Mentre nella seconda categoria tante razze, diversità di struttura sia nel corpo, sia nella testa, sia nei colori. Ad esempio avete visto Maine Coon e norvegese hanno dei colori, i sacri di Birmania ne hanno completamente diversi. Nella prima categoria praticamente, fondamentalmente il gatto è sempre lo stesso. Purtroppo non vediamo esotici, che sono i persiani a pelo corto, però comunque l'unica differenza che c'è fra il persiano e l'esotico è la lunghezza del pelo. Quindi qui vediamo invece tante varietà di colore, perché nei persiani ed esotici i colori spaziano praticamente dai colori solidi come il nero intero, intenso, al color point, al golden, al silver shaded, che sono completamente, ad esempio il silver shaded nei Maine Coon non esiste, non c'è questa colorazione nel Maine Coon. Questa è una femmina silver shaded. È un gatto geneticamente nero, questa si è fumata prima di venire qua. No, questo è geneticamente un gatto nero che ha poi un gene che scolora completamente il pelo e ne colora solo la punta. Quindi c'è questo effetto così argentato. Gli occhi sono verdi e la caratteristica è quella di avere proprio sia gli occhi, il contorno degli occhi che il contorno del nasino
bistrato, come se si fossero truccati. All'unanimità i giudici hanno deciso che la femmina numero 37 è la migliore femmina adulta, che deve spareggiare adesso col gatto numero 16, che è il miglior maschio adulto. Prego. No, già fatto? No, pare che i giudici fossero già d'accordo. Tutti e tre hanno votato per il miglior adulto, che è la femmina numero 37. Chiamiamo il proprietario del gatto numero 16. Il proprietario del gatto numero 16. Ah, eccola qua. Mi prendete sempre alle spalle. Io vi aspetto da una parte e voi arrivate dall'altra. Allora, non è contento. Come si chiama questo micio? Giufran Scandal, proprietaria Zenobia Alessandra. Allora, al tuo specialissimo gatto, grazie mille per essere stata qua con noi, per averci portato Micio a vedere. Anche a te un premio offerto dal comitato, dov'è? Qua. Dal comitato organizzatore, e Papa per Mici Royal Canin. E grazie mille. Solo due cuccioli, 7-10 mesi. Una delle caratteristiche peculiari dei gatti Silver Shell o Silver Shaded, cioè come la femmina che ha vinto prima, è quella di avere gli occhi verdi. Quando tanti anni fa, ma veramente tanti, hanno cominciato la selezione del gatto persiano, la selezione moderna del gatto persiano, importando su questo gatto a pelo lungo tutti i colori possibili e immaginabili attraverso incroci con altre razze. Ad esempio, i color point sono frutto di incroci tra gatti a pelo lungo e siamesi. E hanno poi, gli allevatori hanno poi selezionato i soggetti che avevano tutte e due le caratteristiche, cioè il pelo lungo e il point come colore. E man mano sono andati selezionando in modo da avere un gatto persiano col pelo lungo, le caratteristiche del gatto persiano, ma il colore del siamese. Quando dicevo hanno cominciato queste selezioni, c'era un colore di gatto, che è quello che ho chiamato Golden, che aveva gli occhi verdi come il Silver Shell o il Silver Shaded. E la colorazione più o meno similare, l'unica differenza era che praticamente il colore di base di questo gatto non era l'argento ma era l'oro, quindi questo colore caldo, intenso, quindi l'hanno chiamato Golden. E oggi è il gatto numero 30, cioè il Golden, il miglior cucciolo, 7-10 mesi. Rimane qua in un angolo perché deve spareggiare col miglior cucciolo 4-7 mesi, che verrà scelto tra i gatti numero 64, un persiano Seal Point, 57, un persiano bianco e rosso, 23, un altro persiano nero. L'età minima per entrare in esposizione, per i gatti si intende, non per, per gli umani, è di 4 mesi. Cioè non possono essere ammessi alle nostre esposizioni dei cuccioli che abbiano meno di 4 mesi. E c'è un perché. A quell'età lì il gatto ha già ricevuto tutte e due le vaccinazioni, cioè ha già fatto la prima vaccinazione e il richiamo. Quindi è coperto completamente, il piano vaccinale è completo. Ecco perché nelle nostre esposizioni appunto non sono ammessi cuccioli di età inferiore, proprio perché una questione è esporre i nostri gatti, far conoscere le razze, far vedere quanto belli sono questi gatti, ma lo dobbiamo anche fare rispettando la salute di questi animali. E quindi quando li portiamo in Expo vogliamo che il piano vaccinale sia completo.
tutti i gatti che vedete qui esposti sono quindi vaccinati per, diciamo, il primo piano vaccinale entro i 4 mesi e poi il richiamo annuale per gli adulti. In alcuni casi c'è anche la copertura antirabbica, anche se in realtà l'Italia non è uno di quei paesi in cui è obbligatoria l'antirabbica, perché giusto appunto è uno dei paesi rabbia free, cioè teoricamente, tranne in alcune regioni particolari, sono anni che non si manifestano più casi di rabbia né nei cani né nei gatti e nemmeno nei selvatici. Sono stati bravi? Quasi bravi? Allora, un voto al numero 23 e 2 voti al numero 57, che è il bianco e rosso, che spareggia adesso con il numero 30, che è il golden. Bianco e rosso. E gold. Allora, un voto al numero 57 e 2 voti al numero 30, che quindi è il miglior cucciolo in assoluto. Passa allo spareggio del Best of Best e chiamiamo il proprietario del gatto numero 57 di questo piccoletto o piccoletta, non lo so, perché sotto i 10 mesi i cuccioli vengono divisi solo per fasce d'età e non per sesso. Piccoletto, un piccoletto che si chiama? Zolder di Aulin. Zolden di Aulin. Zenobia Alessandra, Aulin, perché ti fanno venire mal di testa sti gatti, assolutamente. Allora, anche a Zolden e alla sua allevatrice un ricordo del comitato e pappa per gatti Royal Canin, e grazie mille. I neutri, 3 maschi, 42 è un persiano silver shaded, il 69 un red tabby point, 17 un persiano nero. In tutte le razze, quando siamo di fronte a un gatto nero, il nero deve essere assolutamente un nero corvino, assolutamente privo da riflessi rossastri, giallastri. Deve essere uniforme tanto su tutto il mantello quanto anche dalla punta alla radice. Sono dei requisiti fondamentali quando si giudicano i gatti. Tutta la terza categoria, per cortesia, alle gabbie. 303 un British bianco occhi arancio, 420 uno Sphinx del gruppo 3, 335 un certosino, poi 283 un Bengala, 311 un British Blue, 338 una certosina, 332, 359, 422, 367, 361, 343 e 356. Questi sono i gatti nominati della terza categoria. Allora, un voto per il numero 17. Nessun voto per il numero 42, 2 voti al gatto numero 69,
il persiano Red Debbie Point, che spareggia con la migliore femmina, che verrà nominata tra la numero 15, una persiana bianca occhi arancio, 26, una persiana black smoke, 21, persiana nera. Attenzione per cortesia, comunicazione di servizio, tutti i gatti della terza categoria nominati, ripeto, tutti i gatti della terza categoria nominati, ripeto i numeri, 303, 420, 335, 283, 311, 338, 332, 359, 422, 367, 361, 343, 356. Questi sono tutti i gatti nominati della terza categoria urgentemente al palco. Di là allora, i giudici hanno già deciso e tutti e tre hanno votato per il gatto numero 15, la persiana bianca occhi arancio, che adesso deve spareggiare con il gatto numero 69, il persiano Red Tabby Point. Già fatto? Super veloci, veloci come la luce, e tutti e tre hanno votato per il gatto numero 15, che è la persiana bianca. Passa quindi lo step al best of best e chiamiamo il proprietario del gatto numero 69. Allora, uno splendido maschio Red Tabby, Red Point o Red Tabby Point, che si chiama? Twinkle Little Star di Precious Pove, allevamento Precious Pove e di proprietà di Menarizzi. Ok, allora, questo bellissimo gattone che però, ascolta, c'ha un nome altisonante, ma a casa si chiama? Bombi. Bombi, allora, grazie mille a te per avercelo portato. A Bombi un piccolo ricordo offerto dal comitato e Papà per Gatti Royal Canin.